Vorrei fare un piccolissimo approfondimento per commentare una news senza aspettare il classico video ogni 10 puntate, sia perché non, appunto essendo una news non mi pareva il caso di aspettare un mese o quando capiterà, sia anche perché ammetto volevo dire, ma io l'avevo detto prima che appunto diciamo un po' tutta la comunità interessata al mondo delle birre si accorga di quello che sta accadendo. Come appunto avrete letto dal titolo, l'argomento in questione è l'acquisizione del famoso sito di rating RateBeer da parte del colosso AB InBev. Ok, innanzitutto, per chi non dovesse conoscere i due soggetti di cui stiamo parlando, brevemente, AB InBev è la multinazionale della birra. Adesso, se riesco a recupero, c'è un'immagine che raccoglie bene e raggruppa i vari marchi, diciamo, posseduti da AB InBev. In sostanza è una grossa azienda che a me per certi versi ricorda un po' la Microsoft dei primi anni 90, cerca di acquisire tutto ciò che potrebbe essere concorrenza e cerca di farlo ovviamente in modo legale, ma per alcuni versi diciamo discutibile dal punto di vista etico. Un po' in Italia AB InBev viene demonizzata, un po' in tutto il mondo ovviamente, dagli amanti del craft, ma in Italia sembra ancora più strano perché non c'è forse culturalmente la concezione dei grandi gruppi industriali, essendo il nostro un paese che si basa principalmente sulle piccole imprese, no? Giusto per fare un esempio, la pizza prodotto tipicamente italiano, eppure la prima catena nazionale è stata americana, no? Domino's Pizza. In Italia, nonostante facciamo pizza probabilmente meglio da molto più tempo, comunque l'idea di fare un grosso gruppo, una catena, non è mai arrivata perché culturalmente l'economia italiana si sviluppa in maniera molto più piccola, indipendente, c'è cioè molto campanilismo, molto difesa del proprio prodotto in maniera molto circoscritta anche a livello territoriale, quindi è molto diversa la concezione italiana. Resta il fatto che stiamo parlando comunque di un gruppo industriale che ovviamente a tutti i limiti che invece la birra artigianale riesce a superare e offrire al consumatore. Per quanto riguarda RateBeer, stiamo parlando di un sito appunto di rating, quindi un sito dove gli utenti si iscrivono e valutano le birre che bevono. È interessante perché secondo me il metodo in cui viene calcolato il rating su RateBeer è differente da quello di altri siti ed è il grosso valore aggiunto di RateBeer, al di là di tutti quei servizi accessori che vanno dal vedere dove le birre sono state bevute, valutate, dare una mappa per trovare poi quella birra e cose del genere. Insomma, il grosso punto vantaggio è che a differenza di TripAdvisor, Google, recensioni di Facebook, eccetera, dove viene fatta una media matematica tra tutti i voti, quindi somma dei voti diviso numero di votanti, RateBeer ha un sistema molto complesso. L'algoritmo in cui viene calcolato il voto è disponibile sul sito e può essere letto. In sostanza, beh, innanzitutto la valutazione, affinché sia valida, non richiede semplicemente di esprimere un giudizio, di mettere 5 pallini da 0 a 5 pallini o da 1 a 5 pallini, ma richiede di compilare una piccola scheda dove appunto viene chiesto di valutare aroma, aspetto, il gusto e impressioni totali. Dopodiché bisogna commentare con un testo, proprio compilando, scrivendo un testo che abbia almeno 100 caratteri. Questo scoraggia ovviamente le recensioni facili, veloci, scritte con poca attenzione. Inoltre c'è un'altra questione molto importante sul metodo di valutazione di RateBeer, cioè le persone che hanno valutato meno di 100 birre non vanno a influire sul rating totale. Questo perché tutto il sistema di rating di RateBeer si basa sul concetto di esperienza, ossia più birre una persona ha recensito, maggiore sarà il peso che il suo voto andrà a contare sulla valutazione di una birra. Quindi fino a 100 birre, se non sbaglio era 100 il limite, comunque fino a una determinata soglia, mettiamo che sia appunto 100 birre, le mie valutazioni non vanno a influire sul voto, diciamo sul rating di quella birra. Dopodiché io che ho recensito 101 birre, mi do un voto a una birra, ecco il mio voto per
peserà meno di chi ha recensito 200 birre e andrà a valutare quella stessa birra, che peserà a sua volta meno di chi ne ha recensite 1000 e andrà a valutare quella birra. L'idea che ci sta alla base è che, appunto, se ho recensito e quindi bevuto tante birre e ho avuto il tempo per ognuna di esse di scrivere una recensione, dedicare del tempo per compilare tutta questa scheda, probabilmente sarò più esperto rispetto a una persona che non ha ancora valutato nulla. Di conseguenza il mio voto sarà più importante. Questi appunto erano i due protagonisti di questa storia. Quello che è successo è che AB InBev aveva già acquistato in passato alcune una piccola parte delle quote appunto di Ratebeer, e adesso ha acquistato il 100% delle quote. Quindi tutto il sito di rating è di proprietà di un'azienda che vende birra, vende un determinato tipo di birra e ha ovviamente interessi commerciali a vendere quella birra e probabilmente anche a chiudere o comunque tarpare un po' le ali al mercato emergente del mondo craft, che nonostante sia un mercato tutto sommato piccolo se paragonato ovviamente ai numeri che fa un colosso come AB InBev, è un mercato che potenzialmente potrebbe, diciamo, andare un po' a infastidire l'economia di AB InBev. Quello che succede però è che tutta la discussione si sta concentrando in maniera molto semplicistica, con un filo di complottismo anche, sul fatto che quindi il rating non sarà più affidabile perché il proprietario del sito è appunto AB InBev. Per chiunque cerchi di fare un ragionamento che vada un po' al di là del complotto alla base, sarà difficile che AB InBev riesca a modificare completamente l'algoritmo di rating, cioè dovrebbe farlo senza pubblicarlo, meglio lasciando la parte dove viene spiegato questo algoritmo così com'è, e andare poi a modificare in realtà e aumentare i voti delle proprie birre, delle birre che delle compagnie vendute appunto da commercializzate da AB InBev. Sarà piuttosto complesso fare una cosa del genere, al di là del fatto che se i dati restano comunque tutto sommato open, sappiamo che ci sarà il modo di scoprire che questo rating non è effettivamente così come lo è stato fino ad adesso. Soprattutto non vedo il motivo per cui AB InBev debba andare ad aumentare i voti di quelle birre molto molto commerciali che commercializza appunto AB InBev, quando il pubblico di Ratebeer ovviamente è di tutt'altro tipo. Ovviamente la maggior parte delle birre che commercia AB InBev hanno valutazioni molto molto basse su Ratebeer, e mi chiedo cosa ne faccia AB InBev di andare a diminuire i voti della Vesplettern 12, che sono mi viene in mente la Vesplettern, che è la birra con il rating più alto su Ratebeer, una di quelle con i rating più alti su Ratebeer. Non ci sarebbe motivo di andare a combattere questa cosa qua, al di là del fatto che appunto è proprio un pubblico completamente diverso. Quindi pensare che AB InBev vada a modificare il rating non ha senso, non serve a loro, non è fattibile a livello pratico se non con un grosso lavoro, creazione di account fake, insomma un lavoro un po' complesso che davvero si avvicina molto al complotto, e soprattutto non ha senso proprio per il tipo di pubblico che ha Ratebeer. Vorrei quindi provare, appunto, visto che ho provato a discutere un po' online con alcune community ma non è andata bene, diciamo che non è stata colta secondo me questa cosa qui, vorrei provare a proporre uno dei motivi per cui AB InBev vuole comprare, o meglio ha comprato questa community così grande. Il motivo che ci sta alla base secondo me sono i big data. I big data sono essenzialmente il futuro dell'informatica, soprattutto della logica, della tutte le tecnologie che trattano appunto come interpretare i dati. Big data significa proprio tanti dati, quindi una grande quantità di dati. C'è tutto un filone appunto dell'informatica, ma anche della logica, che studia appunto come ricavare informazioni utili da dati solitamente aggregati, a volte anche disgregati, quindi da una grande quantità di dati. Che informazioni posso ricavare e studiare quale algoritmo è in grado di estrarre le informazioni che mi interessano. I big data hanno scopi anche e soprattutto a livello commerciale. Giusto per fare un paio di esempi, un esempio non commerciale è stato per esempio uno studio fatto ormai diversi anni fa in effetti, in cui praticamente venivano
lette tutte le informazioni condivise sui post pubblici di alcuni social network, non ricordo se sia Facebook, sia Twitter o solo Twitter, comunque dopo recupero lo studio e metto in link lo studio in questione, e praticamente venivano analizzate alcune parole chiave sui tweet che venivano sul post, comunque venivano scritti in tempo reale, parole chiave che fossero legate in qualche modo a sintomi influenzali. Persone che scrivevano oggi ho la tosse, oppure che raffreddore, o ieri avevo mal di gola, cose del genere. In questo modo, facendo un'analisi in tempo reale di tutti i centinaia di migliaia di post che venivano scritti ogni giorno, si è riusciti a prevedere, diciamo, l'esplosione di un piccolo picco influenzale in una zona, in una particolare zona degli Stati Uniti d'America. Ora, era uno studio e non sono state prese precauzioni particolari, era solo per cercare di dimostrare che si poteva prevedere l'esplosione, appunto, di un focolaio influenzale, quindi nulla di grave. E le previsioni erano comunque molto, molto brevi, però si è riusciti, appunto, semplicemente analizzando i dati pubblici che venivano scritti, appunto, sui social network. Altra applicazione interessante di Big Data a livello commerciale, giusto per capire uno dei motivi per cui Avimbev possa aver interesse ad acquistare Ratebeer, è l'esempio di Netflix, forse quello più interessante dal mio punto di vista, perché Netflix in Italia effettivamente è arrivato un po' in ritardo rispetto agli Stati Uniti d'America. In America Netflix era già utilizzato da parecchio tempo e prima che Netflix iniziasse a produrre, quindi a mettere i soldi per produrre una serie televisiva, era solo un canale di streaming. Bene, prima di decidere quale fosse la prima serie TV da produrre, Netflix ha fatto un bellissimo lavoro di raccolta dati e di analisi di Big Data. Quello che ha fatto Netflix è prendere innanzitutto tutti i dati contenuti sulla propria piattaforma, quindi analizzando i gusti dei consumatori di Netflix, ma non solo limitandosi al pollice su o il pollice in giù che veniva messo dagli utenti, ma andando ad analizzare anche tutti i commenti, anche in questo caso quindi da piattaforme esterne a Netflix, community online, discussioni eccetera, riguardo le persone, ciò che le persone scrivevano sulle proprie serie TV preferite che guardavano su Netflix. Quello che ha fatto è raggruppare questa quantità di dati davvero enorme, e l'obiettivo dell'algoritmo che è stato scritto per estrapolare informazioni utili di questi big data era: qual è la serie TV, o meglio, quali sono le caratteristiche delle serie TV che più piacciono alle persone che guardano Netflix, ma che hanno meno riscontro nelle serie TV, cioè quali sono quelle caratteristiche che le persone vogliono vedere in televisione ma non ci sono nelle serie TV che in questo momento offriamo. Non è un discorso semplice, però è stato elaborato praticamente tutto questo algoritmo, sono stati estrapolati i dati. Con i dati ottenuti da questi big data si è cercato di produrre quindi una serie che andasse a incontrare perfettamente il gusto e le aspettative del pubblico, e la serie in questione è stata House of Cards, una serie che effettivamente ha avuto grandissimo successo e per Netflix è stato un buon investimento. Quindi in questo caso c'è un perfetto esempio di come andare a prendere dati anche aggregati, ma comunque una grande quantità di dati, e sapere come estrarre le informazioni utili può avere scopi commerciali molto molto validi per andare poi a vendere ovviamente un altro prodotto, non esattamente quello magari su cui si sono estratti i dati. Ed è esattamente questa la funzione di Avimbev, secondo me. Cioè, quello a cui interessa Avimbev, che investe tantissimo in ricerca e sviluppo e in marketing, è proprio quello di avere una grandissima fonte, un grandissimo database di dati, soprattutto di un pubblico che certo non è loro, ma è un pubblico esperto che spende molto per le birre, quindi c'è una quantità di dati impressionante che fa gola da Avimbev e che poi potrà utilizzare, non sappiamo ancora come, e forse qui ci dobbiamo spaventare, cioè di come ormai ci siano tecniche di marketing che vadano a spingere, a suggerirci l'acquisto di prodotti in maniera abbastanza indiretta. Ma qui in questo caso si tratta proprio, secondo me, di andare a leggere questi dati. Non so esattamente, non sappiamo ancora, secondo me, che cosa ci farà, cioè quali informazioni vorrà ricavare, se informazioni riguardo il retail, riguardo la distribuzione, riguardo il tipo di consumo. La prima cosa che mi viene in mente è cercare di capire come magari puntare su tutte le linee crafty, cioè birre industriali ma che si spacciano per industriali, per artigianali.
Sarà dura beccare i puristi hardcore del mondo artigianale, però quelle persone che sono magari un po' a metà, capire cosa potrebbe farli passare verso, cosa potrebbe fare apprezzare a un bevitore di birra artigianale, una birra industriale. Questa potrebbe essere un'idea. Tenendo sempre conto che non so quanto convenga investire per cercare di convertire il mondo, gli appassionati del mondo creato al mondo industriale, visto che comunque è una fetta abbastanza piccola. Oppure lo fa proprio a scopo preventivo, come la Microsoft che citavo all'inizio video, cioè prima che il mondo craft e gli appassionati del mondo craft possa essere una minaccia davvero seria, va bene, facciamolo fuori, così almeno non avrò da preoccuparmi in futuro. Per concludere, non saprei dire esattamente che cosa ci farà con tutti questi big data a BIMBEV, ma secondo me il focus principale da cui dobbiamo davvero concentrarci non è il fatto che possa andare a modificare illegalmente, aggiungerei, il rating delle birre, ma semplicemente il fatto che sia interessata a questa quantità di dati. Spero che il video sia stato abbastanza chiaro, perché ho provato a andare un attimino a braccio senza prepararmi nulla prima, però secondo me era un argomento di attualità e la discussione non sta puntando assolutamente in questa direzione, ma davvero mi sembra piuttosto stupido pensare che si tratti soltanto di modificare il rating delle birre per un pubblico che appunto non è quello tipico di questa azienda. Vi lascio in descrizione anche un articolo che ho letto poco fa, è in inglese, ma in sostanza quello che dice che c'è una frase che riassume bene, dice: a BIMBEV è più interessata, non è interessato a, o interessata, se vogliamo usare il maschile o il femminile, non è interessata alla pinta di birra del produttore craft locale, è interessata ai tuoi dati, cioè quanto bevi, cosa bevi, quanto spendi e così via. Grazie per l'attenzione.